Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dedicato alla creatività e chi se non la mia assistente preferita. Ma di 5, Olivia, spiega ai nostri amici cosa proveremo a fare oggi. Oggi andremo a fare dei saponi. Dei saponi? Veri. Verissimi. Quindi innanzitutto dobbiamo aprire questa scatola. Io ho già fatto un buchetto da qualche parte. Dov'è? Dove è andata a finire? Qua, vai, bravissima. Tiro. Tutto abbiamo anche i coloranti. Allora, facciamo vedere un attimo qua i ragazzi. Poggia qua così vedono meglio. Abbiamo anche delle formine. Abbiamo delle formine. Anche dei cuori, dei triangoli. Fai vedere bene in camera. E questo, oddio. Questo è per contenere. Questo, adesso vediamo. Questo appoggiamo qua. Qua ci sono dei dosatori, delle brocche. E qui ci sono. E qua ci sono. Ah, i coloranti. E anche le pipette. Allora, aspetta, facciamo una cosa, tiriamo fuori questo. E allora, andiamo dalle istruzioni. Piccolo problema. E qual è? Non abbiamo microonde. Quindi adesso vediamo se si può fare in qualche altra maniera. Allora, è possibile fare fondere il sapone, eccolo, a bagnomaria. La base fonde a 70 gradi, ma il processo è molto più lungo. Non fare riscaldare senza sorvegliare, quindi noi andremo a riscaldarlo a bagnomaria. Bene, quindi per prima cosa adesso dovremo organizzarci per andare a fondere il sapone a bagnomaria, quindi ci sposteremo di 7 e andremo in cucina, va bene? Sì. Quindi ci vediamo dove? In cucina. Non siamo ancora in cucina. Allora, ho dato una piccola occhiata, adesso ho capito, praticamente qui dentro c'è questa cosa solida, però è già contrassegnata. Quindi bisognerà tagliare i quadratini a seconda di quello che si vuole fare. Qua abbiamo varie formine e bisogna sciogliere i quadratini necessari per fare quel sapone che vogliamo, aggiungere i coloranti, il profumo, metterli nello stampo e lasciare asciugare 40 minuti. Sì, ma proviamo a fare anche qua. Proviamo a fare tutto. Adesso vediamo cosa succede e ci trasferiamo in cucina. Bene ragazzi, eccoci pronti. Siamo trasferiti in cucina. Allora, qui abbiamo i due stampi, il sapone che dovremo tagliare a quadri, la scuola dei saponi, i vari coloranti con le sue pipette, dosatori e qui abbiamo già preparato per sciogliere il bagnomaria, quindi la prima cosa andremo a tagliare i cubetti di sapone. Qua già, ci sono già i segni. Immobile, ferma. Ecco qua, dei bei cubetti di ghiaccio. Li mettiamo qua dentro e accendiamo a bagnomaria. Bene, allora si è sciolto tutto il sapone. Abbiamo deciso di fare gli spicchi di colore blu. Dopo dobbiamo aggiungere una pipetta di profumo e tre pipette di opacizzante. Bene. Una pipetta di profumo. Bene, profumo aggiunto. 1, 2, 3, 4. 3 pipette di opacizzante. Bel colore uno, bianco. 2, 3. Adesso bisogna mescolare. Sta diventando azzurro. Che profumino. Adesso versiamo qua negli stampi. Che buon profumo. Basta. E qua ci avanza un po'. Lo dopo. Bene. Allora, adesso dobbiamo aspettare 40 minuti e intanto noi ci prepareremo per il bordo dell'arancio, poi dopo questi andranno tolti, infilati dentro e fatto il contorno. Bene, allora spieghiamo un attimo cosa stiamo facendo. Noi adesso stiamo attendendo i 40 minuti che si asciughino questi. Ma adesso che abbiamo capito meglio come si fa, vero? Metteremo a bagnomaria a sciogliere altri quadratini, prepareremo il colore rosso e il colore giallo, faremo le varie formine, quadrati, delfini, farfalle, spicchi di torta e quant'altro, perché poi ci serviranno per comporre tutte queste forme grandi. Anzi, non vi spoilerò niente, quindi andiamo a mettere a bagnomaria altri cubetti. 4 per 2. Bene. Adesso apriamo. Tum, tum, tum.
e adesso aspettiamo che si sciolga. Intanto prepariamo i coloranti. Consistenza strana. È sapone, amore. Sì, ma è anche... Eh sì, perché è che scivola, no? Abbiamo sciolto altro sapone. Però io mi chiedo come facciamo a fare... 30. E adesso vedrai. Schizza tutto. E metti qua. Mescola bene, stai mescola bene. Fucsia. Tu mescola, piano, piano, con una mano tieni, con l'altra mescola. Ok. Io intanto faccio il blu qua. Cosa viene? Grazie, scapos. Vai, tu mescola e io faccio le formine qua. Adesso dobbiamo aspettare. Allora, adesso che abbiamo fatto tutte le varie formine piccole, dobbiamo semplicemente aspettare che si asciughino tutte queste cose piccole, che poi dovremo prelevare, sistemare nei vari stampi grandi, per poi mettere altro sapone e creare la saponetta grande, giusto? Sì. Bene. Aiuto, danno. Bene, ci vediamo tra 40 minuti. Bene ragazzi, allora sono passati 40 minuti, anzi abbiamo aspettato anche un po' di più per far asciugare anche gli altri che abbiamo fatto un pelino dopo. Allora, praticamente quello che faremo adesso sarà prelevare... Vai. Aspetta, vai. Ok, tira fuori. Questo. Peccato che loro non sentono il profumo. Guarda che bello. Sì, ma io sapevo che serve. Allora, quindi facciamo una cosa, componiamo qua le fettine, io qua metto i quadratini. Adesso abbiamo posizionato le formine di sapone che abbiamo fatto prima dentro gli stampi più grandi. Andremo a fare dell'altro sapone liquido che andremo a versare dentro e così verranno dei saponi decorati. E approfitteremo per rifare anche stampini più piccoli, così potremo fare ancora altri saponi. Quindi andiamo in cucina. Bene, allora, come vedete, abbiamo versato, qua col caldo si sono trasformate in stelle marine. Adesso dovremo aspettare altri 40 minuti, alla fine pensavamo di aver fatto parecchio sapone in più per fare altre formine, invece no. Quindi vedremo il risultato finale di questi tra 40 minuti. Ciao. Bene, parte 5, mission complete, intanto abbiamo pranzato. E in verità abbiamo già tirato via quelli che abbiamo fatto prima e abbiamo rifatto il sapone per rifare anche quelli grandi, che sono questi. Quindi adesso vi faremo vedere come li togliamo dagli stampi. Vai Olivia, prova a toglierli. Guarda, bravissima. Poggialo qua. Bene. E spingi giù. Bravissima. Questo è un cuoricino piccolo, vediamo se è venuto. Piccolino, che mangiava. Bene, quindi adesso vi faremo vedere tutti i saponi che abbiamo fatto. Mettiamo fuori anche quelli che abbiamo fatto prima. Io direi che è venuta una composizione incredibile di saponi. Cioè, potremmo venderli. No! Potresti dire ai nostri follower se vogliono comprarli e li vendiamo. No? No, grazie. Li mettiamo nel tuo salvadanaio. Quale salvadanaio? No, non è rotto, è solo un altro colore, vedi, così è perfetto. Bene. Bene ragazzi, quindi anche questa missione di pomeriggio creativa assieme alla mia nonetta
è andata a buon fine. Quindi, allora io direi che la prossima volta cosa facciamo? Anzi, potremmo chiedere a loro di darci qualche iniziativa, qualche idea di cosa fare, costruire. E comunque veramente è una cosa molto divertente, forse mi sono divertito più io di te a farli. No. Poi sono profumatissimi. Oh. Sono profumati, fagli sentire anche loro. Vabbè, adesso gli faremo vedere un bel primo piano di tutti questi saponi. Vi consiglio assolutamente, se avete bambini, ma anche noi in verità, perché veramente è stato veramente fico, di fare questi saponi. In caso vi lascerò in descrizione dove poter acquistarli magari su Amazon. E niente, come sempre, noi vi salutiamo. E cosa dobbiamo dire? Iscrivetevi ai canali. Iscrivetevi. Cioè, ma devi dirlo a loro, non è? Iscrivetevi al canale. Dopo? Date un mi piace. Lasciate un commento. E attivate le modifiche. Le notifiche. Bene, allora visto che te spuzzi, adesso andiamo a lavarci con questo sapone. A 5. Toni. Ciao ragazzi, saluta. Ciao.